Buon pomeriggio e buona domenica. Visto l'orario, vi dico anche buon pranzo, cari amici. Sono sempre io, il vostro Nicola De Lucia. Questo video è l'ultimo di oggi, ma l'ho voluto fare per dare premio e considerazione all'Adriatica Valle Lavigna Group Trani, che è la prima squadra, la Serie B2 femminile, gioca oggi. Ma ieri, nella giornata di sabato 11 gennaio, ha giocato in trasferta la Serie D e ha superato per 3-1 il Bitetto con i seguenti parziali: 25-22, 17-25, 19-25, 20-25. Quindi dall'1-0 per il Bitetto si è tramutato in una bellissima vittoria per 3-1. E la classifica vede attualmente l'Adriatica al quarto posto con 15 punti, però bisogna un attimo aspettare perché la seconda e la terza, che sono rispettivamente l'Adria Academy a 18 punti e la Dinamo Molfetta a 15 come l'Adriatica, devono giocare quest'oggi. Quindi stiamo a vedere perché diciamo che se dovesse vincere l'Adria a fare 3 punti andrebbe a 21. Se la Dinamo Molfetta, che gioca in casa con l'Ortanova, otterrebbe 3 punti, andrebbe a 18. Quindi, comunque, l'importante per l'Adriatica Valle Trani è che si continuano ad ottenere questi buoni risultati, sempre a fare i punti. Credo che, anzi, sì, sabato prossimo ritorneranno tra le mura amiche della Roccaforte del Pala Ferrante, accanto allo stadio comunale, dove un'altra bella vittoria potrebbe continuare questo slancio, anche perché se guardiamo sempre la graduatoria, la classifica, diciamo che è ancora tutto in ballo. Del resto poi, insomma, sì, le squadre non sono molte, ne sono 12, però, come dire, ogni gara ha una sua storia. Noi diciamo sempre la nostra Trani, che sia basket, pallavolo, quello che sia, e quindi forza Adriatica Trani, sperando che anche la Serie B2 vince questa sera. Ciao a tutti e forza Adriatica!